Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Planet Tiles, un gioco uscito il 3 di aprile dal prezzo di 8,99€. Questo è un puzzle game molto 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 rilassante che strizza l'occhio, se vogliamo, a un Tetris. Non abbiamo, diciamo, una novità qua, perché è un qualcosa di innovativo, perché abbiamo già portato giochi molto simili e altrettanto interessanti, come quello dove si costruiva la città o si, appunto, faceva crescere vegetazione in un mondo inquinato. Insomma, adesso non ricordo tutti i titoli, ma insomma qualcosa di simile l'avevamo già visto. Molto bello il fatto che nei vari livelli abbiamo i punteggi e quindi possiamo ambire a diventare i migliori. Le regole sono tante. E le proviamo il gioco, insomma vi mostro quello che ho imparato finora e vediamo come funziona. Allora, non mi ricordo come si gioca questo, ma probabilmente dobbiamo rifare. Ogni pianeta ha le sue particolarità, quindi posso rigiocare un altro livello? Sì, perché probabilmente sono stato talmente scarso. Ricominciamo dal primo livello, possiamo scegliere un bonus iniziale e man mano andremo a ottenere tot punti, potremo sbloccarne altri. In questo caso abbiamo 3 blocchi iniziali in più o 20% di punti missione. No, facciamo questo perché ci sono anche le missioni. Noi abbiamo il pianeta dove posizioniamo la prima isola, perché un blocco per essere posizionato deve essere messo su un'isola, cioè a un pezzo di terra già esistente. In questo caso vedete che abbiamo un pezzo di isola e in questo caso possiamo andare a ruotarlo, quindi possiamo andare a mettergli delle varie cose. Qua sulla sinistra vediamo, sulla destra, le missioni. Crea un'area chiusa composta da almeno una tessera di tipo sabbia per ricevere 100 punti, quindi se andremo a mettere un pezzo circondato da altrettanti pezzi, quindi creati chiusi, e intorno otterremo 100 punti, in questo caso 5 piastrelle di foresta per ulteriori 100 punti. Quindi in questo caso, vabbè, noi posizioniamo questa cosa qua, ma non ho idea di cosa fare. Vedete, abbiamo la foresta e abbiamo anche il nostro pezzo di deserto. In questo caso possiamo, vedete, iniziamo ad andare a creare quello che ci eravamo detti. Infatti, vedete, abbiamo circondato e abbiamo ottenuto 100 punti mettendo la zona di sabbia isolata. Ora abbiamo le montagne. Le montagne sono importanti perché qualora creassimo un 3x3 di un qualsiasi materiale, insomma, possiamo costruirci una città. Possiamo piazzarla così. In questo caso vedete che... Ok, non voglio piazzarla qua perché mi precluderei... Posso metterla qui. Sto cercando di fare una cosa abbastanza complicata, ma ci proviamo. Ovviamente il mondo si può muovere, vedete? Vado a mettere una zona desertica, devo ovviamente collegarla a un pezzo di terra già esistente. In questo caso faccio così. Qua posso mettere altri 2 pezzi e posso collegarlo qui e inizio a dare forma a quello che è il mio progetto. In questo caso mi servirà, sarà molto difficile mettere qualcosa qua all'interno, infatti probabilmente ho sbagliato. Qua abbiamo 3 montagne e lo posso mettere, vediamo, ruotando il mondo. Sì, posso farlo così, perché poi abbiamo arriva del deserto dopo. Vabbè, lo mettiamo qua e poi posizioniamo questo qui. No, vediamo, il 3x3 non riesco a farlo, mannaggia. Posso metterla qui, ma non posso. È un casino. Ho complicato veramente tutto. Questo è molto interessante perché ci permette adesso di andare a posizionare e fare questo 3x3, come vi dicevo. E quindi in questo caso, cliccando qua, otterremo una città, credo si chiami. È una città, stazione di ricarica della missione. Ogni stazione di ricarica della missione consente di cambiare le missioni attuali. Le altre, diciamo, città che possiamo fare, come ad esempio se riuscissimo a fare la foresta 3x3, ci consentirà di creare, produrre pezzi foresta 1x1. Quello della montagna, pezzi di 1x1 di montagna. Quello del villaggio, qui ci fa il villaggio, e di scambiare
pezzi attuali con altri. E l'oasi invece nel deserto, che è un'altra cosa che sto cercando di fare, mi consente pezzi speciali di isole, quindi possiamo andare a costruire anche a distanza. Ora, ho incasinato tutto perché potrei metterlo qui. No, devo studiare un attimino come fare. Potrei farlo così. Qua abbiamo un altro pezzo che potrebbe diventare, eccolo qui, e abbiamo fatto anche questo. E vedete che questo qua mi genera un punto di montagna, quindi posso usarlo all'occorrenza quando mi trovo un po' incastrato sul finale. Possiamo provare anche a fare così, e qua abbiamo una montagna e un albero. Questo si presta veramente male, però posso... dovrei mettere un'area chiusa da una tessera di tipo campo, e me le dimentico sempre le missioni. Ho un'area esattamente di due tessere di tipo campo per quattro tessere di tipo campo per non ce la facciamo. La montagna, e qua non riusciamo più a piazzarla, mannaggia, devo per forza andare a metterla qua da qualche parte e mi dà fastidio. Qua abbiamo ancora la possibilità di mettere, ma non riusciamo, quindi lo metterò qui. Ok, fai una scelta. Distribuzione rinforzata. Tutte le nuove stazioni permetteranno di scambiare l'attuale, il prossimo pezzo 16 volte. Terremoto causerà l'emersione di una catena montuosa. Ok, e qui invece la modernizzazione permetterà di scambiare gli attuali pezzi 8 volte invece di 5. La tempesta solare rende tutte le strutture inutilizzabili 7 turni. Faccio questa. Tanto le strutture non le uso, infatti vedete che qui non ci sono, non sono più utilizzabili. Undici pezzi da posizionare. Posso piazzarla qui o anche qui. Qui. Ok, perché i pezzi vicini ci danno un moltiplicatore di punti superiore. In questo caso invece abbiamo altre... mannaggia a me, non posso più mettere granché. Quindi posso iniziare a... Ok, qua abbiamo un altro deserto. Deserto che posso mettere soltanto, credo, qui. E credo sia finita la nostra avventura. In questo caso abbiamo concluso abbastanza male. Quindi posso concludere la partita. Un nuovo slot preferito per il costruttore di strutture. È stato promosso a livello 2 con la tua ricompensa. Perfetto, abbiamo fatto un po' di punti. Abbiamo fatto 443 punti. Vediamo se mi si è sbloccato il nuovo livello. Ma non credo, perché... no. Rifacciamo questo. Partiamo con questo stavolta e vediamo cosa riusciamo a fare. Il mondo è proprio diverso stavolta. È proprio... interessante questo. Vediamo l'isola. Abbiamo missioni di 4 aree di 4 tessere di tipo sabbia. E abbiamo 4 di tipo foresta. Facciamo così, no? Allora, tipo foresta lo mettiamo così. Montagna lo colleghiamo da questa. Sì che non serve a niente, ho fatto una cavolata. Posso tornare indietro annullando l'ultima mossa. Ma non mi serve a niente neanche così, perché... niente, no, non ho fatto una gran cavolata. Però mettiamola di là, dai. Questa zona desertica la metto così. Sto piazzando un po' a caso. Ok, questa viene proprio a fagiolo. Anche se no, annulla. La facciamo da questa parte. Vediamo. Così, sì, direi di sì. Più questa, che ci fa un 3x3, fantastico, bene. Poi abbiamo altre montagne che piazziamo qua sotto. Quindi qui possiamo andare a fare il 3x3, ok? Qua abbiamo il boschetto che può diventare così. E qua, ottimo. Anche se... no, dai, direi che così va bene. E questo è quello che ci mancava per completare la nostra stazione... pezzi di foresta uno per uno. Ok, abbiamo piazzato quello, però non stiamo facendo punti. 100 punti è un nuovo pezzo. Dobbiamo fare 4 tessere di
di bosco, quindi, e 4 di deserto, quindi dobbiamo continuare a completare. Vediamo. Così. Ok, l'abbiamo giocata malissimo questa. Direi di terminarla e giocarla di nuovo, perché abbiamo fatto veramente una cavolata. Dobbiamo fare, perché finiti i pezzi, se non abbiamo fatto abbastanza punti non possiamo più fare nulla. Allora, crea 5 piastrelle nel campo per ricevere 120 punti e un'area chiusa. Vabbè, questo è il campo. Ce ne ha chieste 5. Questo è il boschetto. Questo è il deserto. E le montagne le mettiamo. È uno schifo perché è qui, ma non. 5 di campo. Teoricamente, qua dovremmo aver fatto. Infatti, abbiamo fatto i primi punti. Adesso lo stiamo giocando bene. Dobbiamo fare un'area chiusa con un albero. E l'area chiusa del nostro boschetto sarà. Mannaggia, è un albero chiuso qua. Ok, così. E poi lo completiamo, credo, così. Perfetto. Abbiamo fatto un'altra missione. Un'area chiusa da 1 di campo più 5 tessere di tipo foresta. E quindi, vabbè, intanto posizioniamo questa cosa che non serve a niente. E sempre questo. Mettiamo il deserto per fare punti. 4 di campo che metto sempre qui, che iniziamo a creare. Questo è una montagna più il deserto che vorrei nascondere qua sotto. Questo è un altro boschetto col deserto. Fatica. Mettiamolo così per fare 2 punti. E poi 5 del bosco. Fammelo mettere così. Che qua riusciamo a fare qualcosa. Sì, probabilmente sì. Questo lo mettiamo qui. E questo no, non va assolutamente bene. Però forse riusciamo a completare quella missione lì delle 5 del bosco. Infatti, no, il bosco no. 5 tessere tipo foresta. Però non me l'ha fatto, però mi ha fatto l'altra, quindi ho fatto un po' di punti. E questo no, lo metto qui così, che non mi interessa. Questo sì, fantastico, potrebbe andare bene. Però è un casino quello da posizionare. Vediamo il boschetto qua, è sempre più chiuso, lo metto così. Dobbiamo fare una missione prima, abbiamo finito i pezzi, mannaggia. Abbiamo finito i pezzi e quindi finisce qui. La nostra avventura finisce qui. Ultima mossa e direi che è finito. Abbiamo fatto pochi punti. Ah beh, oddio, no, ne abbiamo fatti un po'. Ne abbiamo fatti un po', ma non abbiamo fatto medaglie. Quindi teoricamente non dovrebbe farmi fare questo, che è bloccato. Pianeta più piccolo, ok. No, devo fare punti. Non mi basta. Comunque, in ogni caso, sappiate che poi ci sono anche altri pianeti dove andare a giocare, dove fare cose. Con questo vi saluto, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima, ciao ciao!